Cari concittadini, buon pomeriggio. Oggi siamo un po' in anticipo anche perché le novità sono tante e purtroppo non positive. Ieri sera ci siamo lasciati con un saldo di 5 persone, di 5 soggetti positivi Covid-19 e ci siamo lasciati anche con 3 ricoveri dei quali non si conosceva l'esito del tampone, quindi la positività oppure no. Oggi la situazione si è evoluta ulteriormente e complessivamente siamo arrivati ad 11 casi Covid-19 positivi. Degli 11 casi, 7 sono ricoverati in ospedale e 4 sono a casa. Tra i 4 a casa devo, come dire, anche informarvi che uno dei casi sono io. Oggi quando ho parlato con l'ASL mi è stato comunicato l'elenco dei nominativi, ho trovato anche il mio nome in quell'elenco e quindi io lo voglio dire a tutti, non voglio nascondere nulla. Anche perché io sto bene, oggi ho fatto un gran lavoro da qui, da casa, cercando di coordinare la situazione sul territorio. Abbiamo dovuto chiudere oggi la casa della salute per la disinfezione. Domani mattina verrà nuovamente aperto. Ho predisposto anche un'ordinanza di chiusura per il comune di Montignoso domani per il solito meccanismo per il quale dobbiamo procedere a fare la disinfezione. Quindi un lavoro impegnativo e continuo assieme anche alla giunta. Questa mattina abbiamo fatto anche una giunta con i nuovi sistemi che sono quelli della videoconferenza. È stata una giunta molto utile perché noi dobbiamo pensare ad oggi, al problema che abbiamo con Covid-19, ma noi abbiamo bisogno di pensare anche a quando questo problema sarà finito. Io credo che non ci vorrà molto, dobbiamo stringere i denti, dobbiamo stare uniti, dobbiamo mettere in atto tutte quelle che sono le buone pratiche, che ci possono salvaguardare. Voi avete visto, io 3 giorni fa, quando ho sentito che c'era qualcosa che non andava, non ho fatto discorsi, mi sono rinchiuso in casa, ho lavorato da qui e ho fatto tutti i passi che dovevo fare per capire se ero o non ero positivo. Quindi io credo che l'atteggiamento debba essere quello, un atteggiamento di buon senso, di responsabilità e di correttezza rispetto al nostro prossimo. Voglio dire anche un'altra cosa che ho notato in questi giorni in cui sono rimasto casalingo e vedo e noto che ci sono tanti fuochi accesi durante il pomeriggio. Ora io voglio ricordare a tutti che c'è un'ordinanza che vieta l'accensione di fuochi durante il giorno. È possibile farlo dalla mattina alle 6 fino alle 11 della mattina stessa. Vedo che qui si accende a tutte le ore del giorno e della notte, ora vi direte come mai si preoccupa. Mi preoccupo perché il problema respiratorio, il problema di Covid-19 non può essere alimentato, non può essere rafforzato da chi continua ad accendere fuochi. Quindi mi sento di fare anche questo appello, informerò anche la Polizia Municipale di stringere anche lì i cordoni della borsa. Abbiamo bisogno di essere molto rigorosi in questo periodo, in questo momento, e vedrete che ce la faremo. Quindi l'impegno è gestire al massimo, nel migliore dei modi possibili, il momento complicato, difficile. Io sento tensione nel paese, sento tensione e paura nelle persone e io vi dico di avere fiducia, di avere coraggio. Perché noi ce la possiamo fare, noi ce la faremo. Ci vediamo domani, buon pomeriggio e grazie.